Allora, sono qui in Gmail e devo mandare la consegna dell'elaborato ai miei alunni, dove sono coordinatore, per la maturità. Dunque, io questa è la mia prima email e dunque adesso scrivo le altre email prendendo come esempio questa, okay? Che però ho oscurato, ho oscurato i nomi. A questo punto vado a più scrivi, ok? Ah, devo adesso all'alunno, dunque l'alunno andrò, anzi, prima cosa è copio questo, che così metto questo e qua cambio il nome e si chiama Andrea. A questo punto metto l'oggetto, l'oggetto rinomina. Copio praticamente nello schermo che ho, il secondo schermo, copio il nome del PDF che devo allegare. A questo punto, già che sono qui, allego, trascino dallo schermo il PDF, che così va in allegato, ok? Così ce l'ho lì. Destinatario, devo farne due, cioè la sua e quella della scuola, e dunque si chiama, devo vedere se lo trovo, ok, perfetto, ce l'ho, ok, la sua, e in più qua mi copio l'esame, come si dice, l'email, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, mi sono copiato l'email dell'esame, quella generale dove devono arrivare tutti anche gli elaborati. A questo punto, l'oggetto c'è, il nome, così via, ho cambiato il nome, metto la mia firma, ok, a questo punto l'unica cosa che mi manca, l'allegato c'è, qua cancello e metto questo, trascinandolo, ho fatto una croppata di una parte della circolare 216, dunque trascino qua la circolare 216, così in pratica lui vede c'è la tua PDF, ok, e poi in base alla circolare i candidati sono tenuti, così via, a dare riscontro dell'avvenuta ricezione, così via. In più, per sicurezza mia, questo è mio, vado sui tre punti e metto richiedi conferma di lettura. Vado a vedere, in questo modo, lui spero che poi, comunque è una sicurezza in più, anche perché loro poi devono scrivere l'avvenuta ricezione, dunque ci sono tutte le regole in base alla circolare 216, dunque ripeto, l'email dell'alunno, l'email, quella generale, dell'archivio generale, esami di Stato, quella della scuola, poi l'oggetto, assegnazione elaborato, con la classe e così via, il nome, poi io ho messo per mio scrupolo cosa devono fare i candidati in base alla circolare 216, la mia firma e soprattutto l'elaborato in PDF. E a questo punto c'è tutto, ci sono tutti i componenti e invio. Ok, ho finito. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.